La variante Delta spaventa anche la nostra regione. In Abruzzo negli ultimi giorni c'è stato un aumento dei casi Covid legati alla variante ex indiana, più contagiosa, ma i vaccini, se somministrati in doppia dose, dovrebbero fermare un'eventuale nuova ondata, come anche confermato da un recente studio portato avanti dall'Istituto Zooprofilattico Teramano. Sì, i contagi aumentano, insomma, ma è chiaro che questa variante, come è stato già detto ampiamente dagli scienziati, andrà a sostituire completamente, diciamo, le altre varianti, diventerà quella preponderante, per cui ci sono diversi focolai che noi comunque stiamo tracciando, ovviamente stiamo procedendo poi all'isolamento, però insomma è normale che bisogna tenere la guardia alta, ma noi lo stiamo facendo anche un elevato numero di tamponi, bisogna tenere, come dire, la guardia alta, però insomma tutto sommato la situazione è abbastanza sotto controllo. La cosa più importante è completare il ciclo vaccinale, anche come riferito da uno studio fatto dall'IZS. Ma guarda, io insomma ringrazio anche l'IZS per questo ulteriore elemento che ha messo sul tavolo, ma io direi che oramai insomma mi sembra davvero che se dobbiamo ribadire questo concetto, allora vuol dire che davvero non abbiamo capito niente. Oggi quei pochi ricoveri che noi continuiamo a fare sono ricoveri di persone che hanno fatto o nessuna dose o una sola dose e che comunque incorrono il virus e fanno una polmonite. Ne abbiamo ricoverati alcuni negli ultimi giorni, per cui io più di questo non posso dire. Quando poi magari uno arriverà in ospedale con una polmonite bilaterale e non si sarà vaccinato, avrà fatto una sola dose, si renderà conto di aver fatto un grave errore. Noi più di questo non possiamo dire, insomma. Vanno fatte entrambe le dosi, va completata la vaccinazione e bisogna vaccinarsi. Su questo abbiamo messo in campo con l'assessore Verì tutta una serie di misure, che è da quella di spostare, diciamo, spostarsi dagli hub sul territorio, spostarsi dagli hub sulla costa. Con l'assessore Verì abbiamo anche deciso di fare i tamponi, quindi fare vaccino e tampone, perché fare il tampone in questo momento comunque è importante. Abbiamo anche trovato alcuni positivi, quindi insomma mi sembra che noi ce la stiamo mettendo a tutto per cercare di implementare questo discorso del numero di vaccinati. I vaccini arriveranno, stanno arrivando, ci sarà un incontro con il generale Figliuolo? Ma proprio stamattina ho sentito il generale della struttura, abbiamo parlato, insomma non abbiamo problemi in questo momento di dosi. È chiaro che siamo d'accordo con il generale che faremo il punto questo fine settimana e se ci saranno problemi li affronteremo, però ad oggi i vaccini ci sono.